veramente, nonostante la mia stanchezza, c'è cioè una 6 ore di diretta notturna su Rai News, qui oggi sto un po' sbalestrando. Alla fine del racconto della partecipazione di Telecom Italia sugli cittadini, farei la stessa domanda, dato la dimensione dell'azienda, dato che io poi seguì quella che fu l'unità, tutto il caso Calata Gate, un focus su quello che è il rapporto tra, sempre per rimanere sulla grande utenza, sui grandi numeri di utenza, tra quello che è l'investimento in ICT, l'investimento in sicurezza e il rischio concreto quotidiano che queste enormi mole di dati che vengono gestiti da un'infrastruttura ICT poi restino per gli usi per cui sono stati utilizzati e non ci sia un rischio di perdita di quello che è un'informazione al di là della parte spy, se vogliamo dire. Grazie. Intanto vorrei ringraziare l'ICT oggi che ci ha permesso, nonostante la cancellazione, pure di essere qua, avendo informazioni sull'Italia, è riuscito a prenotare un biglietto al volo. E la domanda è molto pertinente. Io mi occupo a Trento, all'interno del nodo IT Similars, di coordinare un gruppo che lavora sul piano di data, di personal data. Oggi, diciamo, finalmente anche un'azienda italiana, come Telecom Italia, una telco grossa come la nostra, ha iniziato a occuparsi seriamente del tema Big Data. Fino ad oggi, sicuramente, almeno nel panorama italiano, è stato un tema molto sottovalutato o trattato in maniera molto frammentaria. La gestione del dato a livello regolatorio finalmente ha avuto una chiarezza. Ci sono l'Unione Europea si è espressa attraverso il working group sulla data directive in maniera molto chiara e separa gli utilizzi del dato del big data e quindi l'utilizzo della mole informativa enorme che transita quotidianamente su una rete di un operatore telefonico, che non sono necessariamente ed esclusivamente i dati che vengono generati dall'operatore stesso, ma i dati che l'operatore veicola di consumo energetico, piuttosto che dati dei singoli cittadini su singole transazioni, prima avete parlato di pagamenti elettronici, piuttosto che di dati di qualsiasi natura, mobilità, eccetera, e ha separato e quindi ha finalmente messo un confine molto chiaro tra l'utilizzo di questi dati, di questa mole informativa a scopi di analisi di trend e di correlazioni tra masse, rispetto all'utilizzo di questa mole informativa per fare del targeting specifico sui singoli individui. E finalmente c'è una separazione molto chiara che identifica questi due ambiti di utilizzo. Noi riteniamo che ci sia molto valore già nel primo ambito, cioè nel utilizzare queste informazioni, ancorché anonimizzate, filtrate, eccetera, come, diciamo, specchio delle nostre città, ovvero noi abbiamo una mole informativa che ci racconta come le persone si muovono sul territorio, ci raccontano la loro network, ci raccontano come spendono i loro soldi, eccetera, e ce lo possono raccontare indipendentemente dal fatto che conosciamo che sia Mario Rossi o Sergio Bianchi a fare questa azione. E questa mole informativa opportunamente elevata in termini di anonimizzazione e aggregazione può diventare un canale di lettura del territorio che prima non avevamo. Noi stiamo ad esempio utilizzando queste informazioni per generare una mappatura dei flussi turistici all'interno delle città italiane, cosa che prima diciamo in maniera tradizionale veniva fatto attraverso della raccolta di informazione molto frammentata dagli alberghi piuttosto che da alcuni server fatti in giro, eccetera. Però ci rendiamo conto che anche dal punto di vista dell'evoluzione che ha avuto ad esempio la partecipazione o il turismo, questi metodi non sono più sufficienti, perché le persone iniziano a utilizzare sistemi come Airbnb, sistemi per soggiornare che non siano i classici sistemi di soggiorno degli alberghi, quindi gli altri alberghi non possono essere più necessari e aspetti di questo tipo. Quindi vi faccio dire, il dato ha una ricchezza e adesso stiamo solo scoprendo la punta dell'iceberg,
anche quando è trattato in maniera aggregata anonima, riteniamo che qui ci sia una miniera non solo diciamo dal punto di vista, interessante dal punto di vista business, ma interessante anche dal punto di vista dello sviluppo dei nostri territori attraverso questa nuova informativa. Tutt'altro tema invece è il dato, quello che io chiamo dato con un'identità, no? Il personal data, cioè quel dato che invece ha una connotazione e la possibilità di ritrovare l'identità di chi l'ha generato. E qui quello che stiamo portando avanti, anche grazie a ITS Dealers, è un modello diciamo nuovo rispetto al modello di gestione del dato attuale. Oggi noi lasciamo la scia digitale davvero molto ampia, lo facciamo molto spesso in maniera inconscia, ma non perché vogliamo necessariamente farlo in maniera inconscia, ma perché in qualche modo accettiamo delle clausole di servizio, di privacy, e lo facciamo in maniera quasi automatica. Un esempio tipico sul telefonino di uno di quei tanti lì? Un esempio tipico, ci sono quelli facili come Facebook, ma ci sono anche esempi molto seri. Abbiamo realizzato un'applicazione molto semplice che ti dà visibilità dell'esposizione dei dati personali del tuo terminale. Quello che fa è sul terminale vedere quali applicazioni utilizzi e vedere quali dati queste applicazioni, a quali dati accedono del tuo terminale. E ci sono venute persone che ci hanno detto: ma non sapevo che il mio piano, quindi la mia applicazione personale, il piano che utilizzo per mio figlio, in realtà va a leggere la mia rubrica o va a leggere i miei dati personali sul terminale. Secondo me è questa la vera minaccia, c'è un utilizzo diciamo inconscio e inconsapevole dovuto al fatto che oggi sia molto semplice poter accedere a dati personali, basta un opt-in, quindi un'accettazione delle condizioni molto immediata, e che generalmente l'utente dà non più di utilizzare il servizio, e quindi in qualche modo in una condizione in cui non potrebbe fare altrimenti. Cioè, se vuoi utilizzare quel servizio mi dai l'opt-in, e mi dai l'opt-in in maniera automatica e completa su tutta una serie di dati, non c'è una segmentazione. Quello che il modello che stiamo portando avanti, anche grazie al supporto di MIT Media Lab, che è a livello globale diciamo uno degli enti più avanti su questo tema, è un modello user-centric, un modello che invece di richiedere una singola autorizzazione, privacy, dopo la quale il servizio accede ai tuoi dati e lo può fare in maniera discriminata, ancorché ci sia uno scopo che deve dichiarare, l'accesso ai dati viene continuamente verificato e reso trasparente all'utente. Quindi io do un ok, il servizio, un servizio qualsiasi, accede a un certo tipo di dato e non a tutti i dati che io genero. Io posso tenere traccia di questi accessi, posso anche chiudere o aprire il rubinetto di accesso a questi dati a seconda che ritenga che il servizio debba o meno accedere ad alcune informazioni. Quindi una, diciamo, una semplificazione, una trasparenza dell'accesso ai dati che oggi manca in gran parte dei servizi, a partire dai social network in poi. Allora, un ragazzo di liceo, Vittorio Annunziata, si alza la mattina più o meno verso le 7, 7:30, dipende da quanto piccolo è, quanto ha fatto tardi, e va a letto a mezzanotte. La prima cosa che fa, stacca dalla carica il suo telefonino. Mettiamo che è utente di Telecomunicazioni, che non è eccessivamente difficile che lo sia. Quanti dati nell'arco della giornata, cioè cosa in teoria meramente astratta massima e cosa in realtà concreta, spero minore, Telecom Italia sa della sua giornata dalle 7 del mattino a mezzanotte? Non così tanto. Allora, sicuramente noi abbiamo una rete, allora spieghiamo un pochino come è organizzata la rete Telecom Italia e quali tipi di dati siamo in grado di raccogliere. La rete di un operatore è organizzata in aree coperte da alcune celle, quindi diciamo abbiamo delle antenne in giro per il territorio che lanciano il proprio segnale e alle quali un terminale si attacca, e nel momento in cui ci spostiamo nella città il terminale si aggancia a celle diverse. Ogni qualvolta il terminale, quindi lo smartphone, si aggancia ad una cella, noi abbiamo quello che chiamiamo un record. E quindi noi sostanzialmente abbiamo la possibilità di
tracciare questi record e quindi di avere una mappatura degli spostamenti che è per aree, quindi non abbiamo delle informazioni, mi faccia dire, precise come un'informazione GPS, ma possiamo dire che tendenzialmente un utente si trova in una certa area. Poi l'utente fa delle azioni, come chiamare, mandare un SMS o connettersi alla rete dati, e ciascuna di queste azioni genera a sua volta dei record, quindi genera a sua volta delle informazioni, delle righe che ci dicono che l'utente sta in quella zona e sta facendo quell'azione. Il nostro studente, anche se ha uno smartphone, anche non facendo nulla, il suo smartphone continuerà a provare a contattare la rete per tutta una serie di motivi, e ogni volta che lo farà, massimo una volta ogni 15 minuti, potrebbe essere anche di più, al più ogni 15 minuti noi avremo record. Questa, diciamo, però voglio rassicurare, questa è l'informazione che noi abbiamo, diciamo, per ogni utente. L'informazione però che Telecom Italia è tenuta e può utilizzare, diciamo, per scopi che non siano fare la bolletta e ottimizzare e tenere in piedi la propria rete, non ci permettono di accedere a queste informazioni così come ve lo raccontate ora, ma ci permettono di dire, ad esempio, che non so se lo studente Pinco Paio sta in quella precisa cella, ma so che in quella cella oggi ci sono, quindi in quell'area ci sono 50 persone, 20 delle quali stanno facendo connessioni internet, 10 delle quali hanno fatto una telefonata nell'ultima mezz'ora e quante sono andate? 20? 20 non hanno fatto nulla, ma sappiamo che sono in quell'area. Questo è il livello di granularità di dato che oggi un operatore può utilizzare, diciamo, coerentemente con la normativa privacy esistente per poter realizzare servizi che non siano la mera scrittura della bolletta o l'efficientamento della rete, quindi fare in modo che la rete, se improvvisamente ne arrivano 1000 turisti in una cella, si debba riorganizzare per poter dare servizi. Ok, questa è un po' l'idea. E in realtà l'apertura che dicevo, che citavo prima, a livello di garante europeo, ci dà la possibilità di utilizzare, è uscita da pochissimo anche una nota da parte del garante privacy italiano che ha recepito questa norma, ci permette di utilizzare dei pseudonimi temporanei, ovvero è possibile associare all'utente Mario Rossi un numero 123 e questo numero dura 24 ore, ovvero io posso tracciare ciò che l'utente 123 fa, pur non sapendo mai chi è l'utente 123, cioè il concetto di separazione funzionale, cioè chi ha scritto che Mario Rossi è associato a 123 non può essere la stessa funzione che utilizza 123 per fare delle analisi, ok? E posso utilizzare questo pseudonimo massimo 24 ore. Perché 24 ore? Perché se io inizio e traccio questo pseudonimo 1, 2, 10 giorni, 20 giorni, 4 mesi, prima o poi inizia a capire. Perché? Perché poi io ho raccontato solo la parte rete, ma poi attraverso la SIM, come sapete è appena uscito recentemente un servizio di pagamento attraverso la SIM, cioè inizia ad associare a questa traccia digitale informazioni che non sono solo di chiamate, SMS, eccetera, ma di azioni e di azioni proattive che l'utente fa. Quindi non potrei continuare a seguire in un altro tempo. Questo è un po' velocissimamente quello che possiamo fare oggi su questo.